Antonio Cipri, del Sindacato dei Balneari. Situazione sempre più disastrosa per il vostro settore. Oltre al problema delle alghe della Posidonia, che rappresentano oggettivamente una difficoltà per l'utilizzo delle spiagge da parte dei turisti, ma anche dei residenti, c'è anche il problema del clima, che in questi giorni certamente non è favorevole. Assolutamente no, quest'anno sembra che non ce ne vada bene una, da iniziare dalla diatriba che abbiamo col comune per la situazione della Posidonia, che piano piano si cerca di risolvere in collaborazione anche con l'amministrazione comunale. E quest'anno anche il clima non ci dà tregua. Oggi siamo ai primi di giugno e anche oggi non è possibile riuscire a lavorare. Queste purtroppo sono giornate perse che non riusciremo a recuperare. Voi qui nel vostro stabilimento avete già ottemperato la pulizia della battigia, però ovviamente le mareggiate l'hanno riportata e vi toccherà affrontare di nuovo un'altra spesa, quando magari questa pulizia l'avrebbe potuta fare il comune stesso. Diciamo che sì, è un problema a mio avviso di coordinamento con il comune nella pulizia. Noi abbiamo già provveduto alla pulizia della movimentazione della Posidonia davanti alla nostra concessione, quindi nell'area non in concessione, e purtroppo le mareggiate, il tempo di adesso, l'hanno riportata, e non poca, ma bensì oltre i 2 metri. E cercheremo adesso nei prossimi giorni di valutare la situazione e di riuscire a porre rimedio, anche mettendoci in collaborazione con l'amministrazione comunale, col settore ambiente, cercando di trovare una soluzione in attesa della conferenza di servizi che si avrà il 14 di giugno con coinvolti noi, i balneari, l'amministrazione comunale e la regione statale.